qua di Cardeto, giusto? Sì, l'associazione Kairos che si occupa Per la soprattutto di raccolta. queste Ecco, cose. oggi siete qui in piazza per. Sì, per la raccolta per l'AIL, che ci teniamo ogni anno, siamo già al decimo anno che facciamo questa cosa per l'AIL. Abbiamo unito anche quest'anno i cuori della Telethon, quindi facciamo anche beneficenza da questo punto di vista. Quindi Insomma. un'associazione che si muove a 360 gradi, ecco, in questo Sì. territorio, ai piedi della Spromonte, possiamo dire. Sì, un'associazione che è attiva soprattutto per queste cose e anche sempre in collaborazione pure con la Chiesa per quanto riguarda i bisogni della comunità. Quindi siete attivi, ecco, per il Sì, bisogno della collettività. sì. Ecco, si parla di povertà, ce n'è qui povertà, diciamo. Diciamo che è una povertà più che economica, perché qua essendo un paesino di montagna, ognuno ha il suo pezzo di terreno, quindi un po' di mangiare lo fanno, però sì, è una più una povertà spirituale a livello che materiale, più che materiale, quindi c'è una grossa dispersione. Poi negli ultimi anni è un paese di anziani, quindi un paese che sta andando scomparendo, i giovani scappano come in tutte le realtà, però noi teniamo duro, quindi cerchiamo di portare avanti alcune cose che per noi sono essenziali, oppure diamo un segno che è la beneficenza. Ecco, stanno rispondendo i. Ma rispondono ogni anno sempre di più, onestamente. Arriviamo pure a 100 stelle che andiamo a distribuire, quindi è una buona raccolta per un paese che è di montagna. Anche lei contribuisce con È l'AIL. normale, quando ci sono queste circostanze uno deve contribuire. Lo fa ogni anno lei? Sì, ogni anno, in qualsiasi occasione. Aiutare Per il chi? bene aiutare chi soffre, chi Ma ne ha basta bisogno. poco per. Basta poco per aiutare una persona, a farla sorridere, soprattutto. Esattamente come tutti gli anni, sia io che tutti i compaesani contribuiamo a questa ricerca perché diciamo che la solidarietà fa proprio parte di questo territorio. Poi in questi casi non possiamo non fare certe cose. Ecco, Cardetto è un paese generoso. È un paese molto generoso, assolutamente. Come dicevo prima, non è il primo anno, ci sono le stelle di Natale per la ricerca. Per l'AIL e invece poi abbiamo fatto la settimana scorsa anche i cioccolatini, sempre per la ricerca contro il cancro. Partecipiamo, certo che partecipiamo, sempre e Basta comunque. poco per aiutare. Basta poco per aiutare e noi siamo qui apposta. Buon Natale!